Say, Assalamu alaikum. May Arabic peace be upon you. We are here just today to absolutely say that we are very appreciative of your invitation and welcoming us in the fine evening. We are just to renew our commitment and stand by our word, as we said always. We are very committed for the Kini project. If you still want us, because there's so many, I guess, negativity in a very positive project. But this is a confirmation from me as the president of SMC Group that we are here and we will present our binding offer for the Lukini Extraordinary Mr. Nam. Thank you so much. Cerco di ricordare le cose dette. Intanto vi ringrazio di essere intervenuti. Ha detto che è molto contento di occuparsi di questo progetto che ritiene importante, estremamente ben fatto. Se ancora lo volete, che il suo gruppo intervenga in questa vicenda. E il progetto, ripete, è estremamente interessante e ritiene che la Lukini sia estremamente interessante. Quindi credo che a questo punto, confermato l'interesse, possiate cominciare con, se credete, le vostre domande. Grazie. Cristiano Zito Tirreno. A questo punto della vicenda c'era grande attesa per le mosse di SMC, poi abbiamo assistito all'esclusione dall'ultima fase delle offerte vincolanti, intendendo appunto che c'è ancora una possibilità per SMC, che è quella di fare un'offerta vincolante, ovviamente in questa situazione con le opportune garanzie finanziarie. E quindi vorremmo sapere se a questo punto siete in grado di offrire garanzie. Vediamo se ci possiamo. Forse non tempo. So confirmed trial with our financial capabilities to show the proper bankers or the government of Italy that we are financially capable and we have the proper business plan, the proper execution plan for the Lukini project. We have demonstrated the whole way from the beginning that we are capable, but there is, I guess, some kind of misunderstanding on all levels. Può tradurre, se no. Sì, bisognerebbe avere forse un altro. Allora, lui è qui per presentare un'offerta vincolante
assistita dalle garanzie finanziarie che il governo italiano richiede per prendere in considerazione questa offerta, e ovviamente ritiene che l'esclusione sia frutto di una serie di incomprensioni, probabilmente anche di qualche errore formale che è stato fatto dal gruppo nel presentare le proprie credenziali fino ad ora. Però riconferma che l'intenzione, questo nuovo viaggio in Italia rimarrà qui vari giorni fino a che la vicenda non sarà conclusa, è fatta proprio per presentare un'offerta vincolante, per superare questa esclusione che ovviamente non si aspettavano. Ho un po' condito quello che ha detto il signor Alabab, l'ho fatto perché conosco il tenore delle sue intenzioni e delle sue dichiarazioni. Sì, però c'era una concretezza che chiede il territorio, che è quella di capire se queste garanzie arrivano in tempo utile per l'altro giorno, per la nave. The gentleman. Well, the government always committed. They said there is a binding offer that shows an interest in looking. Se c'è, il governo ha sempre detto che se c'è una offerta vincolante che dimostra interesse per la Lucchini, that they will continue the furnace. Continueranno la trattativa. So we are here to show that we are committed and we will continue as the Lucchini is going right now. So this is a confirmation to the government that we are going to continue this project as we always promised and committed. Dice che sono qui, come ha detto prima, per questo, cioè per dimostrare l'interesse del gruppo. Okay, financial guarantees. We are in the process right now of opening a bank account in Rome with one of the international banks to check our guarantees and our scusate, ma perché altrimenti perdiamo delle parole, credo in questo caso importanti. Stanno aprendo un conto presso una banca internazionale a Roma proprio per produrre le garanzie che sono necessarie, che non sono soltanto a questo punto le garanzie della lettera di patronaggio, sono le garanzie di intera. Ok, but I am 100% sure, I hope so, that everything will be on time on our side. I guess maybe the people trying to put some. Allora, è convinto al 100% che queste garanzie saranno corrette e arriveranno in tempo utile per procedere all'operazione di acquisto, e si augura che non ci siano altri, diciamo, malintesi, chiamiamoli così. Sì, la domanda corretta è quella. Se Nardi vi chiede, from the beginning,
the offer of this technology for us to finance the purchase of the raw material. We are not a financier, we are investors, and we want to do the real work. That means that we will take the project and we will continue as it's going. Mr. Nardi offered us something completely. Otherwise, we lose something. Allora, dice che SMC non è un gruppo finanziario che fa finanziamenti, è un gruppo che si vuole occupare della gestione effettiva. Ovviamente si rende conto che c'è un problema. May I say allora, circa questa cosa della continuazione temporanea, il signor Arbab vuole essere preciso. Io credo di avere bisogno forse di un altro microfono per tradurre alcune cose in tempo reale. Vabbè, proverò a snellare, Dai. Allora, now you should please explain what you think will happen after the 12th of April. 12 aprile, vero? To simplify what you could, yes. To simplify it. It means if we sit with the government of Italy today and we commit to them and we go into a very, very serious negotiation about the project of leukemia. Se cominciamo, se si comincia a trattare seriamente con il rappresentante del governo circa questa cosa e ci possiamo sedere a trattare effettivamente del contenuto dell'affare, and we will give them a binding offer and we give them a commitment. The government already said publicly that they will continue. Allora, dice che dice signor Arbab che se noi, come siamo disposti a fare, presentiamo un'offerta vincolante con le dovute garanzie e cominciamo davvero delle trattative, il governo ha garantito che lui stesso finanzierà la continuazione dell'attività. So we are ready to present our binding offer and commit, and that will give a comfort to the government that we are serious and we are going as we said. So this will give the government the option to go after keeping the furnace running. Allora, presentando questa offerta vincolante con le garanzie che la devono assistere, questo darà sicurezza agli organi governativi, parla di governo ma ovviamente si parla degli organi governativi, commissario, comitati eccetera, per continuare il finanziamento dell'attività. Ovviamente il preliminare presupposto di tutto questo è la presentazione di un'offerta vincolante garantita. Cioè il governo, il commissario continua a pagare la nave? Certo, perché l'ha sempre detto, dice il signor Arbab, io non c'ero, quindi riferisco a quello che dice il signor Arbab. Quindi dice che se loro sono disposti a depositare un'offerta vincolante e garantita e il commissario, chi per lui non so chi, hanno garantito che in presenza di questo e dell'inizio di una serie trattativa continueranno il finanziamento. Questo è quello che dice il signor Arbab.
scusi, ma se per caso c'è, no, se per caso c'è, la condizione economica di Lucchini è chiara, no? Hanno già detto che non hanno la liquidità per comprare un'altra nave. SMC è in grado di anticipare, ovviamente, con il dovuto contratto, i 20 milioni di euro per l'ordine della bettolina per garantire l'accensione dell'altoforno per il mese di maggio? Comunque dice che ha già risposto prima, nel senso che non è che può semplicemente comprare una nave e arrivederci, voglio dire, fa la parte, anche lui, presenta un'offerta vincolante di acquisto garantita e a quel punto i tempi di concludere, ma bisogna evidentemente che in qualche modo concludano, se no regala una nave lui. No, non è che la regala, si prende il materiale. Mister Calenda, la discussione sul fatto della continuità produttiva dell'altoforno, su questo la discussione con il governo rispetto a questo, del sindacato con il governo, il governo sostiene che non essendoci ad oggi nessuna offerta per quanto riguarda la continuità produttiva dell'area fusoria dell'altoforno, cioè sulle carte che abbiamo oggi, le offerte che ci sono, sono offerte che non prevedano l'area fusoria, quindi il governo pensa di aver esaurito la sua fase per quanto riguarda la marcia dell'altoforno. The offers which have been received up to now do not provide to keep on the earth. This is for the offer which has been received. Allora, deve rispondere a questo? No, ma penso. Ma comunque ha detto di sì, cioè che la sua offerta prevede la continuazione dell'attività. Certo. Le altre offerte sembra che non lo prevedano, la sua offerta lo prevede, però non era così che voleva. Il tecnico del gruppo può essere molto più preciso a questo riguardo, sicuramente. No. Volevo aggiungere su questo il fatto che noi come sindacato, rispetto anche all'assemblea che abbiamo avuto con i lavoratori, mentre le offerte vincolanti scadano il 30 di maggio, questa è la decisione del governo, pensiamo per quanto riguarda SMC che invece l'offerta vincolante vada fatta in tempi brevi, brevissimi, l'offerta vincolante. Cioè, meglio se entro il 3 aprile, se no entro il 10 di aprile, è chiaro che a quel punto la discussione con il commissario deve dare una discussione che preveda la continuità produttiva. Potremmo le forme e il luogo, perché altrimenti se sta dall'altro forno sta anche a proposito del semplice. Allora, ci siamo. Sta tanto forno, salta tutto. Il problema è di quando, perché se la fa dopo il 10 aprile si accorge, no? We have been preparing the binding offer since the past almost 1 week. So we are hoping that within the next 4-5 days we will have our finalized binding offer and we will present it to the. Allora, ha detto che lavorano da 12 settimane a questa offerta vincolante e che nei prossimi 4-5 giorni dovrebbe essere a posto per essere presentata.
Sì, ma è l'unica azienda lei che vuole tenere l'area a caldo, è l'unica. Sì. Però, signora Labarbe, mi chiede se volete conoscere il contenuto a grandi linee naturalmente della loro offerta, che è ovviamente già praticamente pronta. Se volete conoscere, certo, adesso. Prima di vedere il progetto, ci può illustrare, siccome nei giorni scorsi, come lei saprà bene, sono uscite molte storie sulle sue vicende, sui suoi trascorsi, e soprattutto le chiedo questo perché naturalmente non tanto il passato ma la solidità, diciamo, delle sue imprese. Può dirci anche per la città, spiegare chi è lei e chi è la società e di cosa si occupa realmente. Grazie. Non è possibile, ragazzi, me ne voglio andare via. Quindi un po' è la città, ragione. Che lo mio, ma non è un Sicura, mi si veda anche. Poi mi rinquadro, lo ridico. I represent a group called SMC Group. And SMC Group is bidding for the project of Lucchini. We have a group of investors that I also represent. Really, at this time, I think the most important thing is Lucchini. It's not Khaldeva. So let's focus on Lucchini. And when you want to know my past, after we take over Lucchini, we can sit down and talk. Allora, sostanzialmente la cosa è questa. Già in precedenza il gruppo ha presentato le credenziali richieste dal bando relativamente alla figura del legale rappresentante e degli altri membri, li ha presentati con i certificati internazionali che in questi casi si presentano. Poi sono usciti degli articoli di stampa che il signor Arabab ritiene diffamatori, e relativamente a questi ha semplicemente dato mandato ai suoi avvocati di tutelare la sua onorabilità, e di questo ne discuterà nelle sedi dovute e comunque in sede ministeriale. Vi dovete sapere però che i certificati sulla cosiddetta onorabilità internazionale del signor Alabab sono stati presentati, non è che non sono stati presentati. Quindi delle due una: o i certificati hanno attestato cose false, oppure qualcuno ha detto cose non vere, diciamo così, per dirla molto in maniera soft. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il contenuto delle attività finanziarie. Ovviamente la... non ci sono sentenze, non ci sono sentenze. Oh, grazie. Scherzate. Cioè, è una conferenza stampa. Ho capito. Non mi interessa.
sei il tribunale. Va bene, rispondo volentieri, scusate un attimo. This is a democratic world. Everybody has the right to participate. It's very difficult. As I said. È normale, è un mondo democratico, è normale fare domande e non rispondere. Posso? Oh, buonasera, io sono un operaio della Lucchini e sinceramente a me personalmente del passato del mister non mi interessa. Quello che chiedo è solamente gli impegni che ha preso con Piombino, con la città e con gli operai, che vengano mantenuti, perché noi ci giochiamo tutto, noi siamo operai e tutto dipende da lui, e noi lo ringraziamo per questo. Pazzesco, ragazzi, non è possibile. Thank you so much. Molte grazie. Però c'era una domanda alla quale volevo rispondere. Look, le famose sentenze. I am here to work and to do the business and do the action of really taking over Lucchini and go on with our lives, all of us. So the past is the past. We are today. Let's focus on today. Let us focus on Lucchini and we finalize Lucchini. And after that, we can talk so much. No problem. Allora ha detto il passato è passato, mi chiede semplicemente di vedere che c'è adesso e poi dopo potrete parlare di tutto. Bene. For me, I am a developer. I've been living in Dubai for the last 10 years. Allora, scusa. Lui è, si definisce un developer. Developer vuol dire un investitore che sviluppa le singole situazioni, che sono di tutti i tipi, industriali, commerciali, finanziari, e che ha lavorato a Dubai negli ultimi 10 anni. As you know, in the Middle East and North Africa, it is absolutely a world that needs so much development. Il Nord Africa e il Medio Oriente sono luoghi che necessitano di grande sviluppo. And we've been developing housing, road, bridges. E loro, l'attività che hanno fatto è stata quella di sviluppare la costruzione di case, di strade, di ponti. So that's what we have done in the past and what we are still doing. È quello che hanno fatto e che stanno ancora facendo. And that's why we believe that Lucchini complete us. Because there's lots of development in the Middle East and North Africa that we need and you need. Pensa che la Lucchini sia un completamento della loro attività, hanno altri progetti in corso, alcuni già conclusi in Europa recentissimamente, e Lucchini è un completamento degli sviluppi anche per il Medio Oriente. So I say that I ask for your help and I am here with you to work and take off with Lucchini together, whether with me or without me, because in the future we still need railroads, we still need steel to build up on regions. So I'm going to come back, whether you take me today or not, I will come back and buy from you also. Allora, lui dice, se riuscirò a fare con voi, a fare con la Lucchini, bene.
se no tornerò come acquirente, perché comunque occorre acciaio per costruire edifici, per costruire strade, per costruire ferrovie. As I said, we just want to focus on the work, and this is what we are doing in the Middle East and in North Africa. It's a development, housing, road, bridges, trading in commodities, doing agriculture projects. We have done this kind of projects all over the Middle East and North Africa. Le commodities, l'housing, quello che abbiamo detto prima, è un'attività che stanno ancora facendo, la condurranno ancora, e per questo è il loro interesse per la Lucchini. I also now I want to thank the government of Italy for awarding me a 5 years visa to come on a business. Allora voleva ringraziare il governo italiano perché gli ha dato comunque un visto di 5 anni, che non si dà in genere, per la sua attività di investitore. Mister Khaled, lei saprà che noi siamo affascinati, direi, dalla sua offerta, perché è l'unica che garantisce un futuro che non crea traumi nell'immediato. Pertanto altre offerte, anche se potrebbero essere interessanti se saltasse la sua, ci fanno prevedere un periodo nero con tanta cassa di pensione. Ma io voglio tornare su un argomento che mi ha preceduto dal mio amico e collega Luciano Gabrielli. Prendo a quello che ha detto. Abbiamo saputo che la sua offerta rimarrà tale se l'alto forno rimarrà in marcia. Ecco, su questo. Ecco, su questo noi vorremmo, e visto che è un interesse anche suo, quando inizierà, e io mi auguro prima possibile, la trattativa privata, ecco lì l'inizio di quella trattativa, che sia il suo interessamento e il suo impegno accertarsi che comunque arrivano le materie prime per mettere in piedi l'alto forno. Se sarà il governo tanto meglio, ma se no qualcuno le deve garantire. Well, first of all I'd like to thank you, because if it wasn't for them we would not be here. Their support. Allora diceva grazie intanto a voi, lui è qui ancora grazie solo a voi, perché per quanto lo riguardava la sua offerta
e le scusa, e quindi di questo vi ringrazio prima di tutto. In the beginning, yes, it was a conditional, I guess, to keep the furnace running because we have some commitment to other markets for products that we committed to. Allora, all'inizio era così, cioè l'offerta era vincolata alla continuazione dell'attività dell'altro forno perché produce materiali, prodotti ai quali sono interessati. But now we have been talking to our let's say clients, some government that we committed to for railroads and for infrastructure projects, that we told them about the situation, about our projects here in Burkini, that it might take longer. Adesso però hanno parlato con i loro clienti e hanno detto qual era la situazione qui alla Lucchini, cioè queste emergenze. In case that the furnace stops, we are still committed to build the correct oven. Nel caso il forno smetta di funzionare, non ho capito l'ultima parte. Può smettere di funzionare, non può smettere. Siamo arrivati. Da parte non può smettere di funzionare. Allora diceva, no, no, vi dico che cosa ha detto, poi direte che nel caso smetta di funzionare loro sono comunque interessati a fare il Corex. Sì, lo saprete voi. Altro tipo di impianto. Un impianto per fare ghisa, vi dicono. So, but it is no condition for us to continue with the Lucchini project. With or without the furnace, we are committed and we will go on. Non è una condizione più quella dell'altro forno. Con o senza andremo avanti. Ovviamente, immagino. Con è meglio. Con è meglio. Con è meglio. Con l'inverno ci vuole la difesa di stare certo, l'aveva già detto prima. Una bella notizia. If we reach agreement with the government next week, we are committed to supply the raw material. If we reach, absolutely, I am committed. If there is an agreement in place and everybody knows what they are committed to, what is our liabilities, what is their liabilities, we are 100% committed to continue the furnace. Allora, se c'è un accordo forte del quale sia chiarissimo a che cosa loro sono obbligati e a che cosa chi vende è obbligato, loro certamente provvedono al materiale, ma ovviamente non possono dire noi sì e gli altri forse. Nice to meet you again, Mr. Khaled. Niente, io dico questo, che noi, come sa, abbiamo fatto le assemblee in fabbrica l'altro giorno. A few days ago they have. Tra i lavoratori c'era grande delusione perché le aspettative che erano state riposte su lei erano tante. Oggi la speranza si rinnova perché lei è qui con noi a dimostrare il suo interesse per il Piombino. Quello che gli chiediamo è che oggi c'è una procedura in corso su cui dobbiamo dare al più presto delle risposte. Perché la procedura si basa solamente con offerta vincolante che dovute garanzie finanziarie. Mm-hmm.
ma è nostra intenzione batterci perché la marcia dell'altoforno stia in piedi, cioè l'altoforno non deve chiudere per nessun motivo, perché questo è il nostro slogan. Quindi su questo gli chiediamo uno sforzo comune da parte di tutti noi, perché l'altoforno deve rimanere in marcia e fare presto per fare questa offerta vincolante, perché i tempi ormai sono ristretti, l'altoforno non può più stare in piedi per molto. Sì. 4 giorni, se rispetta quello che ha detto, ma facciamo se farà questa offerta vincolante, naturalmente darà più forza anche al sindacato per poterci porre in un'altra condizione nei confronti anche del governo. As I said, if the government is willing to sit with us, SMC Group, and take this to the next level of a serious discussion and commitment, we are ready and we will be here in Bayambino for the next 1 week preparing a binding offer. I'm not going anywhere. All my board of directors, all my technicals, my financial advisors and my legal advisors are here. And we will continue to present our binding offer at any time they contact us and they want to sit and talk on a very serious level, we are ready to commit and finalize. Allora, l'avete capito, ha detto che rimarrà tutta la prossima settimana, lui e tutti i suoi collaboratori qui, per mettere a posto questa offerta, per mettere tutto a posto in ogni momento. Il commissario governativo voglia contattarlo per sedere ad un tavolo, lui è prontissimo a farlo, e quello che mi ha detto poco fa, ve lo dico, è che non vorrebbe andarsene se, avendo firmato o non firmato, cioè a questo punto non ci sono alternative, non c'è più tempo, quindi starà qui fino a che riuscirà, se riuscirà, a chiudere. Ecco. Buon pomeriggio, Mr. Carad. Le faccio una domanda che richiederà un ulteriore sforzo da parte sua e dei suoi collaboratori. Da mesi seguiamo le offerte che il vostro gruppo ha fatto non solo per la Lucchini, ma per il comprensorio. Ci siamo un po' innamorati del progetto nel suo insieme, sia per quanto riguarda la riconversione industriale, quindi... sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale, sia per quanto riguarda futuri scenari possibili per Piombino. Quindi mi riferisco in particolare alla possibilità di costruire centri congressi, alberghi, un piano per l'energia con la possibile acquisizione della centrale dell'Enel, magari convertita a metano. Partiamo da uno. Facciamo uno che è troppo. Quindi la speranza che in questo territorio, nel suo insieme, non è legata solo ed esclusivamente al futuro dello stabilimento Lucchini, ma al futuro di tutto il comprensorio. Si rende conto di che grave impegno sta prendendo con questo territorio e nello stesso tempo si rende conto
di quanta potenza ha questo discorso nell'accoglimento da parte nostra di una vera speranza per Piombino e per questa zona. Grazie. Destruct something here, I must rebuild it, because the future is for us. When we take the blast furnace and we do the cores, this land will be empty, and then we will show you now what we will do with this empty land. Allora, dice il signor Arabat che si rende perfettamente conto la sua vocazione, il suo mestiere è quello dello sviluppatore, quindi adesso vi renderete conto, vedendo il progetto, che cosa propone, quali sono le sue proposte. We are trying to probably in the future make the same gate in Piombino. So no. This is some of our best projects. So la nuova Piombino. Questi sono alcuni dei loro migliori progetti. 600 vetrine. Nella zona medio orientale sostanzialmente, negli Emirati. Posso parlare io un attimo? Allora, questi qui sono alcuni dei progetti che come gruppo SMC sta portando avanti, specialmente nel Medio Oriente. Si tratta di riconversioni globali di aree che anche voi come sapete sono a quanto sapevo, quindi sta portando avanti questo tipo di nuove tecnologie che vengono specialmente in quei paesi tipo Dubai, Abu Dhabi, eccetera eccetera. Per Piombino voleva farvi vedere anche questo filmato che dovrebbe partire. E potete immaginare, questo riguarda lo sviluppo del porto privato. Ok, quindi è una visione futura. No, viene, non posso vedere. No, viene a pelle d'oro, veramente. Questo è lo sviluppo del porto privato, quello che è già previsto anche nel piano regolatore, per il yacht fino a 40 metri, 40-50 metri. C'è una barca di cemento. Questo è un rendering fatto per un progetto simile, e l'intenzione totale è realizzare uno simile proprio qui per Piombino. Questa ci sta proprio. Dov'è? Parmaiola lì era? Certo. Eh? Alexa Tufur. This is in the old furnace.
Devo che la sovrintendenza abbia qualcosa da dire, probabilmente. So, thank you. So, in other words, that we are going to have lots of land, all land, so we will reuse this and develop it to something that will benefit the whole town also. It's not what, in the future we will have a nice little conference, international conference rooms, to maybe gather some, talk about steel, about productions, about the future developments of Africa, Middle East. And this is like Lucchini, this is the oldest factory from in Italy, 1907 or 1909. So why not to keep such a historical and such a special factory alive and add more value to it? This is a lot of value, and we have enough land here to do such a project. Thank you all. Quindi quello che lui dice è che dopo aver compiuto, portato a termine quello che è il nostro progetto, spostare gli impianti nell'area nuova, fuori città, dove c'è l'area a caldo adesso, demoliremo tutto e l'area rimarrà libera. Certo, dovremmo tenere in considerazione la possibilità che ci siano delle aree inquinate e dovremo fare un reclaiming, mettere a posto tutto e poi andare a sviluppare queste aree. Quindi andremo a svilupparle con degli esempi, come avete potuto vedere, con anche un centro compressi molto importante, perché si vuole mantenere la storia Lucchini, che è molto importante nel settore dell'acciaio, è riconosciuta a livello mondiale e noi vogliamo mantenerla, creare un centro congressi dove andremo ad organizzare annualmente dei congressi a livello internazionale, e così facendo andremo proprio a creare un valore aggiunto notevole a tutto il complesso, alla città e a tutto il comprensorio. Bene, tutto bello, questo è bellissimo, però noi chiediamo che sia un centro ora immediato sulla Lucchini. Poi dopo noi impariamo anche l'arabo, giuro, veramente, però che ora si concentri sulla Lucchini. Noi chiediamo questo, poi dopo gli diamo anche Torrione, gli si regala. I'd like to learn Italian also. Bene, bene. Più facile di dire. Mi scusi, ma come detto dal dottor Khaled, il fatto che noi siamo qui, tutto. Certo, qui, ma noi siamo contenti che lui è qui. Rimaniamo qui tutta la settimana. Quello che serve per fare la binding offer è una risposta. Perfetto, e noi siamo con lui, però la Lucchini e l'alto forno ci interessa un pochino prima di tutto il resto, poi dopo ben venga tutto. Questo è il centro di questa direzione. Senza Lucchini ovviamente non. Lucchini è il venito, viene solo in sé e quanto è dura. Allora vi ringrazio molto e se non avete altre cose. I want to thank you all very much and I would like to thank your support, because everything we say and everything what we will do without you cannot happen. You're the only one who can make me successful in 5 people. You, nobody else. Thank you so much.
grazie che senza di voi non farebbe niente e non farà niente. Grazie.